Devo ringraziare sentitamente l'ambasciatrice per aver organizzato questo incontro, i parlamentari italiani presenti, i presidenti dei comites, ma ciascuno di voi per la presenza qui questa sera perché siete in tanti. E devo dire che se anche in questi 3 anni in cui, diciamo, ho iniziato il mio percorso politico, mi è capitato spesso di parlare in pubblico, come potete immaginare. Non è così frequente parlare di fronte a così tante persone in un teatro così bello. Devo dire che cantare l'inno insieme prima con gli studenti della Scuola Colombo è stato particolarmente emozionante, quindi è davvero una gioia essere insieme a voi. Ho fatto 12.000 chilometri per arrivare qui e poi è stato un po' come aprire la porta di casa, perché il calore e i sorrisi delle persone che abbiamo incontrato oggi e questa sera entrando a teatro ti fanno sentire a casa. Per cui grazie davvero e un grazie in particolare, lo voglio dire a ciascuno di voi, perché effettivamente, oltre alla nostra ambasciatrice, ai consoli che fanno un lavoro straordinario, siete voi i principali ambasciatori d'Italia in Argentina e nel mondo. E quindi dobbiamo dire grazie a voi, ai vostri genitori, ai vostri nonni. Se oggi l'Argentina ha una presenza italiana così forte, se c'è un'altra Italia qui in Argentina e se ormai siamo una parte così importante della vita di questo paese, da far sì che Borges, uno dei principali autori più noti al mondo argentini, si sentisse di dire che non era davvero argentino perché nelle vene non aveva nemmeno una goccia di sangue italiano. Questo vuol dire che siamo riusciti a penetrare davvero nelle vene di questa società, nel tessuto della società argentina. E io credo che sia merito. Con mani italiane sono state costruite tante città, con mani italiane sono stati costruiti porti, con mani italiane sono state coltivate terre che erano incolte, ma anche con menti italiane, competenze italiane, il saper fare italiano è cresciuta l'economia di questo paese, è cresciuta questa società, è cresciuta la cultura argentina. Quindi è grazie a voi anche che l'Argentina è la terza economia in America Latina. Non è soltanto una presenza di una comunità italiana qua in Argentina, ma è una presenza di argentini di valore, di qualità, di competenze, di uomini e di donne che hanno ruoli importanti nelle istituzioni di questo paese e che ci rendono orgogliosi, fieri del fatto che abbiano un po' d'Italia nel cuore, un po' d'Italia nel sangue, che in qualche modo abbiano portato qui la nostra cultura, le nostre tradizioni. Anche la nostra cucina, forse li abbiamo presi un po' anche per la gola, in questa conquista che secondo me è stata reciproca, perché siamo arrivati da lavoratori in Argentina e abbiamo forse conquistato con l'umiltà del lavoro, dell'impegno, giorno dopo giorno, l'amicizia del popolo argentino, ma ci siamo anche fatti conquistare dal popolo argentino, tanto che la maggior parte di chi è arrivato qua da Migrante ha deciso di fermarsi in Argentina, di restare qua, di mettere radici, di impostare qua la sua vita. Quindi credo davvero che ci sia una comunanza di destino tra il nostro popolo e il popolo argentino che ci ha portato a condividere anche i momenti più difficili, non soltanto della crisi economica, ma anche quelli un po' più tristi e cupi della storia di questo paese. Insieme abbiamo affrontato le pagine più difficili, insieme vogliamo scrivere le pagine più belle, le pagine più gioiose, invece più allegre, della condivisione tra i nostri popoli. Io credo che nel lavoro che ci ha guidato in questi 30 mesi di attività del nostro governo in Italia abbiamo avuto un obiettivo molto semplice, che gli italiani fossero orgogliosi dell'Italia, fossero orgogliosi del nostro paese, che vivessero in Italia, a Roma, a Firenze, a Buenos Aires, a New York, a Parigi, che ciascun italiano sentisse di appartenere a una comunità, a un paese all'altezza dei propri sogni, all'altezza delle proprie aspettative, che in qualche modo gli assomigliasse, potesse riconoscersi nel nostro paese. E allora, quando 30 mesi fa abbiamo assunto la responsabilità della guida del nostro paese,
e voi sapete anche cambiando molti dei volti che facevano parte del governo, della vita politica del nostro paese, una nuova generazione si è affacciata alla scena politica italiana, noi dovevamo cambiare anche il modo di fare politica, non bastava cambiare le persone, cambiare i volti, occorreva cambiare il nostro paese, quello era il punto fondamentale. E occorreva farlo in fretta, perché quando nel febbraio 2014 siamo arrivati al governo, il nostro paese stava peggio di come sta oggi. Avevamo un'economia che era in crisi ormai da molti anni, eravamo in fase di recessione. La nostra produzione industriale non cresceva, il nostro PIL era meno 1,9% negativo e dal 2007 all'inizio del 2014 avevamo perso 940.000 posti di lavoro in Italia. Eravamo ai minimi storici forse anche della fiducia che gli italiani avevano nei confronti dell'Italia, del nostro paese. Figuratevi voi gli stranieri che dovevano avere fiducia nel nostro paese. E allora dovevamo invertire subito la rotta, rimettere in moto il paese ed era difficile scegliere quale fosse la priorità in quel momento. E quindi abbiamo deciso di presentare un programma di riforme a 360 gradi che riguardasse tutti i diversi aspetti della nostra società, tutti insieme, con un senso di urgenza che derivava dagli anni di immobilismo che ci avevano preceduto. Allora abbiamo lanciato un piano molto ambizioso di riforme, dalla riforma della pubblica amministrazione, che voi sapete è uno dei pesi del nostro paese, le lungaggini dei tempi di attesa per avere delle risposte come cittadini dalla pubblica amministrazione. Allora abbiamo investito soprattutto in una maggior trasparenza nell'accesso ai dati, nella digitalizzazione di tutti i procedimenti, la possibilità di inviare la dichiarazione dei redditi in via telematica da casa propria o l'obbligo di avere le fatture elettroniche, velocizzare i tempi della pubblica amministrazione. Avevamo necessità di far ripartire il mercato del lavoro, con una riforma del mercato del lavoro anche molto coraggiosa, che portasse ad assumere di più, anche con politiche mirate a ridurre le tasse sul lavoro, dicendo che chi assumeva a tempo indeterminato, in modo stabile, non avrebbe pagato le tasse per i primi 3 anni, riducendo la tassazione sul lavoro, portando a tornare ad investire dall'estero nel nostro paese. E in 30 mesi abbiamo ottenuto 585.000 posti di lavoro nuovi. Sono aumentati i mutui, più coppie decidono di comprare casa, decidono di fare un investimento a medio e lungo termine, di comprare un'auto. Siamo tornati ad avere fiducia nel futuro, nella speranza che le cose possano andare meglio. Abbiamo puntato ad una riforma della scuola che per la prima volta prevedesse da noi anche l'alternanza tra la scuola e il lavoro, la possibilità di formarsi poi al mondo del lavoro per i giovani nei quali devono entrare e trovare collocazione secondo le proprie capacità. Abbiamo cercato di investire sul tema della lotta alla corruzione, creando un'autorità nazionale contro la corruzione, inasprendo le pene contro la corruzione, prevedendo un grande investimento sul tema dei diritti, riformando tutto il tema del volontariato, dell'impresa sociale, del terzo settore, che è un mondo vivace, dinamico. In Italia 5 milioni di persone si dedicano al volontariato. Abbiamo cercato di far ripartire il nostro paese, di rimetterlo in moto. E una parte importante di queste riforme è rappresentata dalla riforma della seconda parte della Costituzione. Noi sappiamo che molto lavoro c'è ancora da fare, sappiamo che le cose vanno meglio rispetto a 2 anni e mezzo fa, ma ancora non vanno bene come vorremmo. Sappiamo quanto ancora c'è da fare per rendere il nostro paese più moderno, più efficiente. Però siamo sulla buona strada, abbiamo dei primi dati incoraggianti perché finalmente l'economia ha ripreso a crescere, la produzione industriale è tornata a crescere, l'esportazione dell'agroalimentare è tornata a crescere, il turismo è aumentato del 10% nell'ultimo anno nel nostro paese, c'è più fiducia nell'Italia. Allora, per avere però un paese che funziona ancora meglio, abbiamo bisogno di rivedere anche la nostra Costituzione. Il Parlamento ha lavorato per 2 anni
alla riforma costituzionale e il Parlamento ha votato per 6 volte questa riforma costituzionale, con una percentuale molto alta, il 58% dei voti, quindi più ampia della maggioranza che sostiene il nostro governo. Ora però questo lavoro è nelle mani di tutti i cittadini italiani, perché questa riforma costituzionale potrà diventare realtà solo se lo sceglieranno, se lo vorranno i cittadini italiani quando il 4 dicembre avremo il referendum. Un referendum che, a differenza di altri, è decisivo, è determinante. Voi sapete che con il vostro voto potete decidere se cambiare il nostro paese, se cambiare la nostra Costituzione votando sì, o se lasciare le cose così come stanno votando no. Ma è nelle vostre mani, è determinante quello che deciderete e che decideremo insieme di fare. Allora io credo che nelle prossime settimane sarà importante che ciascuno di noi si formi la propria idea, si informi e consapevolmente decida come votare a referendum su una scelta così importante. È legittimo che ci siano opinioni diverse, è ovvio, è naturale. Io credo però che sia importante dare anche il segno, le ragioni che ci hanno portato a fare questa scelta. Ho sentito nel dibattito di queste settimane mettere sul tavolo della riforma e del referendum tanti temi che non c'entrano niente con il referendum. E allora credo che sia giusto fare chiarezza. Noi quando andremo a votare per il referendum non voteremo per cambiare i principi e i valori fondamentali della nostra Costituzione, perché tutta la prima parte della nostra Costituzione, quella dei diritti, dei doveri, dei principi fondamentali, non cambia, nemmeno di una virgola. Se non lo avete già fatto, credo che molti di voi lo abbiano già fatto, chi non l'ha fatto, legga semplicemente la legge costituzionale che ha approvato il Parlamento. Dall'articolo 1 all'articolo 54 non cambia niente. I valori nei quali tutti noi ci riconosciamo, che ci fanno sentire comunità, che ci fanno sentire il popolo italiano, non vengono messi in discussione. Non si vota per dare più potere al governo o al Presidente del Consiglio, perché non vengono modificati i poteri del Presidente del Consiglio e del governo. Rimaniamo una Repubblica parlamentare in cui il Parlamento ha un ruolo centrale. E non si vota nemmeno sulla legge elettorale, perché non è oggetto di questo referendum. Allora, su cosa si vota? Dico sempre, è molto semplice. Leggiamo il quesito, quello che troverete e che troveremo nella scheda, quello su cui saremo chiamati a votare davvero, che è molto chiaro, che è molto semplice. Siamo chiamati a decidere se confermiamo il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi della politica, l'abolizione del CNEL e un nuovo rapporto tra Stato e Regioni più chiaro e più semplice, con l'abolizione delle province. A voi la scelta tra il sì e il no, ma questa è la domanda, nient'altro che questo. Io credo che abbiamo bisogno di un paese che funziona meglio, e se abbiamo un'Italia più forte che funziona meglio, questo va a vantaggio di tutti gli italiani. Abbiamo bisogno di un Parlamento che possa decidere in tempi certi e in tempi più rapidi, perché da noi, lo sapete, servono anni per approvare una legge. Abbiamo bisogno che sia più chiaro cosa fa lo Stato e cosa fanno le Regioni, perché non ci siano più confusioni, attese, immobilismo per i cittadini, per i lavoratori, per gli imprenditori. E abbiamo fatto anche una scelta molto coraggiosa. Il Parlamento ha votato per ridurre il numero dei parlamentari. Noi oggi siamo 945 parlamentari in Italia. Voi sapete che in Argentina sono poco più di 300 tra Camera e Senato. Noi siamo 945 in Italia. Abbiamo proposto di ridurre di un terzo il numero dei parlamentari, di arrivare a 630. Non credo che con un Parlamento di 630 persone avremo meno democrazia nel nostro Paese. O se riduciamo i costi della politica avremo meno democrazia. Anzi, noi vogliamo più partecipazione dei cittadini, attiva alla vita delle istituzioni e della democrazia. Abbiamo voluto l'obbligo per il Parlamento di votare sulle leggi di iniziativa popolare, la possibilità di presentare referendum di indirizzo consultivi da parte dei cittadini, proprio perché vogliamo che partecipino da protagonisti alla vita delle nostre istituzioni. Abbiamo però bisogno di un Paese che funziona meglio. Questa riforma è l'occasione per aprire una nuova pagina,
Adesso la scelta è nelle nostre mani e io non credo che se perderemo questa opportunità molto velocemente ne arriverà un'altra, perché ci sono volute qualcosa come 5.600 votazioni per approvare questa riforma costituzionale, 83 milioni di proposte di modifica delle opposizioni e per 4.500 volte tra Camera e Senato un membro del governo o un parlamentare ha preso la parola per discutere di riforme costituzionali. Non è così semplice ricreare un accordo su una riforma così importante. Sta a noi scegliere se secondo noi questa riforma fa fare un passo in avanti o no al nostro Paese. L'importante è deciderlo insieme. Io vi chiedo di esserci, di decidere di contare. Poi voterete come riterrete. Sarei ipocrita a dire che non mi auguro che votiate sì, ovviamente, ma è vostra la scelta. L'importante però è che siate protagonisti di questo momento, che è un momento cruciale per il nostro Paese. Ovviamente non è la fine di tutto il lavoro che dobbiamo fare, ma è un passaggio fondamentale per avere degli strumenti migliori per affrontare le prossime sfide. Un autore argentino, che anche aveva un po' di sangue calabrese, Sabato diceva che la storia non è meccanica perché gli uomini sono liberi di cambiarla. Noi siamo liberi di cambiare la nostra storia se vorremmo farlo, se vorremmo farlo insieme, se decideremo di essere protagonisti di un'Italia diversa. Viva l'Italia, viva l'Argentina. Si conclude quindi l'incontro con della Ministra per le Riforme Costituzionali, i rapporti con il Parlamento, Marielena Boschi, con la comunità italiana. Ringraziamo il Ministro e Ambasciatore, preghiamo di avvicinare un attimo, abbiamo un omaggio. Ringraziamo anche il pubblico in sala, vi chiediamo cortesemente di rimanere seduti finché il ministro e la delegazione non avranno lasciato la sala, per cortesia, e vi auguriamo una buona serata, arrivederci a tutti.